guardate se sta qua, non è partito per niente. Non sapete fare niente, che negati. L'ultimo che arriva al faro paga l'aperitivo, via! Parlano di me, dicono che sono sbagliato, che non ti so. Quando ci sei te, parlano di me. Quando ci sei te, dicono che mai uno come me potrà darti quello che vuoi. Uno come me, uno come me. Perché tu sei una matta come me, come me, come me. Quando ci sei te, parlano di me, dicono che sono sbagliato, che non ti sto. Che mi importa a me, tanto ci sei te. Quando ci sei te, dicono che mai uno come me potrà darti quello che vuoi. Uno come me, uno come me. Ma io mi sento quello giusto perché tu sei una matta come me, come me, come me. Quando ci sei te, parlano di me, dicono che sono sbagliato, che non ti sto. Che mi importa a me, tanto ci sei te. Che mi importa a me, tanto ci sei te. Che mi importa a me, tanto ci sei te. Che mi importa a me, tanto ci sei te. Ma che mi importa a me, tanto ci sei te. Sì, è proprio lei, la professoressa di materie letterarie Adele Soriani, insegnante di ruolo al liceo Antonello da Messina, chiamata confidenzialmente dai suoi alunni la Iena Ridens. Chiamata confidenzialmente Iena Ridens perché prima di sbranare, ride! Sergio, perché non sei venuto al bowling ieri? Ah, non mi vuoi mica sfinire così. Vieni a studiare da me oggi. Ma ti chiami Maria tu? No. E allora? Ma che fa due pezzi, no? Quanto sei villano. Ma sei l'unica a non saperlo, quello se la fa solo con le ragazze che si chiamano Maria. Ma perché? Per non fare confusione, così può averne 7-8 insieme e non si sbaglia mai. Svegliati, ciao. Bella. Vedi che zampone che c'ha questa. Ecco, noi di lassù siamo come delle formichine. Buongiorno, padre. Buongiorno, formichine. Appunto, ma chi gli ha detto? Scommetti mille che il bottone parte. Allora? Bene. Marini, che ti si è rotto il tacco? A me? Stupido. Vieni. Capellone. E lasciami stare i capelli, imbecille che non ma sei fatta altro. Tu passi. Ciao Stefania. Alza di meno. Un argomento pazzo. Uffa. Sai, ieri ho scritto un altro capitolo. Risulta di uno sconcio incredibile. Ma
sei proprio sicura che ti autorizzeranno la pubblicazione? Oh, per questo, più vai sullo spinto, più schifezze ci metti, più è probabile. E poi i tuoi? I miei, quando raggiungerò la gloria vedrai i miei. Ragazzi, il professore di matematica è ammalato. Ma c'è speranza. Di che? Che muoia. Perché dici questo? Non hai cuore. Basta che rimanga un po' paralitico. Ma non ho finito. L'ora del professor Casabianca viene sostituita dalla signorina Soriani. No, no, non è possibile. Ma dai, sì, non è su. Bene. E studia tu. Ragazzi, facciamo il totalizzatore. Su chi interroga per primo la Iena Ridens. A quanto lo dai, Taddei? Te lo do alla pari, è dal 7 novembre che non lo interroga. Accoppiata Adami Balestra. Oh, che ce l'hai con me? Oh. Tutto su Adami Vincente. Ma che te dice il cervello, io dico? Adami, puntano forte su di te, eh? Per forza, sono il primo dell'elenco. E i professori? Zaccade, sono sempre il primo che chiama. Ragazzi miei, siamo molto indietro con il nostro programma di latino e quest'ora di lezione straordinaria ci giunge particolarmente gradita. Sarebbe quindi il caso, sì, di ripassare la consecutio temporum, ma forse sarà meglio prima procedere a qualche interrogazione. Venga Adami. Lo sapevo. Ma chi ce ne frega del latino a noi? Prego, Bussi, che hai detto? No, dicevo, professoressa, che in fondo il latino a che serve? Meglio l'inglese, il francese, il tedesco, non le... Beh, già che sei in piedi, vieni anche tu, eh? Lì. E mo che io dico? Bono, che mo se divertimo. Celum. Crebis. Impribus ac nebulis pactum. Questa è una frase in latino che mi verrà tradotta in greco da Adami. Vai, vai. Professoressa, io non ci sto mica con la testa. Sa, papà... Sta male? E come lo sa? Era l'unico rimasto, il superstite. Prima stava male tua madre, no, poi stava male tua sorella, poi tua nonna. Poverino, si è contagiato. Sì, in famiglia siamo tutti un po' malatici. Quella sigaretta. Ciao ragazze. Ciao. Sempre fortunata quella. Cos'è che ci avrà più di me? Ma niente. Gli uomini sono tutti sciocchi. Ma vieni, vieni bambino mio, che è tardi. Mamma, so 4 anni che vedo. Mi fa fare le grigie con sto bambino. Sei sciupato. Mamma, come puoi far così? Andare avanti così? Oh, guarda, tu mica mi farai la spia. Ma che me ne importa a me? Ma... sono affari tuoi. Questa no? È la madrigna mia. Vieni, papà, sei sposato giovane. Vieni qui. Ciao Maria. Ciao. Bellina, occhi da cerbiatta. E dove l'hai trovata? Ma che no, vuoi? No, no, lascia che indovini io. Tu con quegli occhi e quella bocca non puoi chiamarti che Maria. Piena scusa, fatti tu passi, eh. Ma chi te credi da essere? Ma guarda che maniere. Ciao Gisella. Sempre tutta a casa e scuola, a scuola e casa. Ti interesserebbe un po' di podismo in campagna, magari con me? E lasciami perdere, devo andare a casa. Seguita a mettere i soldi. E il falco arpiona.
qui andiamo a finire al disfacimento della lingua italiana, oh, quando ero studente io. Perché? Sei stato pure studente? Beh, oh, io ero autodidatta. Ah, sì? Sì, con la patente di primo grado. Ciao, me ne vado. Vengo anch'io. Ragazzi, ci vediamo a casa mia, mi raccomando. E telefonate a Bussi. 400. No, 600. Io passo. Due volte. Ci sto. Piatto ricco, mi ci ficco. Vabbè, quante carte? Tre carte. Due carte. Servito. Tempo. Oh, mio padre! Mannaggia! Che postate presto! Il fumo! Il fumo! Il fumo! La sintassi. Spero, promitto e giuro, voglio l'infinito futuro. Ciao papà. Buongiorno. Bravi. Bravi. Vedo che qui si studia con la finestra aperta. Sì. Anch'io quando avevo la vostra età facevo come voi. Studiavo con la finestra aperta. Ginnastica, aria, vita sana, iodio. Buonasera ragazzi. Buonasera signora. Ciao mamma. C'è un po' di fumo. Ma papà, ma ti pare che ho fumato io? Hanno fumato loro, eh? Senti, ma tu non sei il nipote del generale Nelli? Sì. Ma come sei cresciuto? Vieni qui, ragazzo, vieni qui, fatti vedere. Oh, poverino. Che cos'hai alla gamba? Stai male? Ci vediamo dopo. Sto deficiente. Beh, ma... Oddio! Ma che fai? Beh, mi pare che è il caso d'andarsene, no? Io credo proprio. Andiamo a studiare da Coletti. Ma che, sei matto? Quello come minimo in mano fa un full servizio. Sì, mo ci mettiamo a studiare. Mi hai telefonato tu alle due? No, perché? Ho trovato una telefonata a tuo nome. No, io non chiamo mai, io ricevo, sì. Strano, ha detto Sergio. Bella veramente. Secondo me verrà proprio una bella barca. Accidenti, già mi ci sento dentro. Ma a me non Tripoli. Pare tanto bella. Che hai detto? Tripoli! Andiamo a vedere. Ingegnere, dove stai? Ah, buongiorno signori. Stavo qua studiando con il mio aiutante il baricentro della barca. Sì, sì, lascia perdere. Piuttosto ho portato con me un socio nuovo. Ma come un socio nuovo? Ma quanti siete diventati ora? Siamo in 18. 18, ma la barca io l'ho calcolata per 13, allora il baricentro mi si sposta tutto, vecchio. Ma mo per 5 persone in più si sposta il baricentro dalla barca. Ma con chi credete di parlare? Ma sono 50 anni che io e il mio socio costruiamo barche. Beh, ve lo volete mettere nella testa? Io faccio l'aggiuntura di un metro, non c'è problema, non vi preoccupate. È solo questione di soldi e di carenatura, capito? Ma quali soldi? Sì, perché... Aspetta un momento. Se si sposta il baricentro, devo per forza allungare la barca. E se allungo la barca ci vogliono degli altri soldi, sul deck. Tenete, questo è tutto quello che abbiamo raccimolato. Va bene così, ingegnere? No, è un po' poco, veramente, molto poco, sa. Ma insomma. Vieni, Sergio, andiamo via, sono stanca, lasciamoli lavorare. Sì, sì, dobbiamo lavorare, ci vediamo domani. Va bene, va bene. Arrivederci, simpatico. Andiamo tutti. Arrivederci, signori, vieni, andiamo. Forza, butta giù.
un metro di poppa recupera i chiodi. Prendi quei murali laggiù. Vai al castello, leva le cantinelle, tira su una cima dal fondo, muoversi, muoversi, lavorare! Maria, amore mio, Maria, amore mio. Ma non ti sembra una conversazione un po' monotona? Beh, le parole non contano. Io sono un uomo d'azione, sono tipo la James Bond. Sono uno di quelli che cerca qualcosa nella vita. Che cosa? Come che cosa? Che cosa cercano? Chi? Quegli uomini che hai detto. Ma quali uomini? Quegli uomini alla James Bond. Che vuoi che cerchino? Cercano i banditi, no? Ah, va bene, ho capito. Maria, amore mio. Oddio mio, ho sbagliato la leva del sedile, oddio. Ti sei fatto male, ce ne andiamo. Oddio, mando vagante, oddio. Aduzzi, ma che sta a fare lì? Ma che vuoi? Mannaggia. Allora, Aduzzi, andiamo un po', mica posso perdere tempo con te, sa. Va bene, adesso vengo. Ma dove? Ti senti male, ce ne andiamo. Non te frega niente. No. Ragazzi, una notizia altro tono. In segreteria, niente meno, ho avuto l'onore di conoscere il nuovo supplente di matematica. Ma perché? Il Corbaccio è morto. Ancora no, questo è un certo Carocci, viene dal Bernini. Oh no, Carocci no, quello è un disgraziato. Ma sei sicuro che è lui? Ma sì, certo. Ah sì, quello con cui facevi dopo scuola. È proprio lui. Però dovreste vederlo, quando parla è una macchietta. L'abbiamo sentito noi. Sì, sì, signore e signori, buongiorno. Sì, sentiamo, dai. Dai, continua, facci sentire. Già in il sole all'orizzonte in giunto, non come i meridiani centro coverchia, Gerusalem con il proprio alto punto, che le notte in affamita lui cerchia, uscita del Gange forte. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Tu che dici? Ballerà Morabito? Giusto se li invita Madame Curie. Quasi quasi ci proverei. Oh, io ti provo. Vuoi ballare? No. Proprio non sai ballare? No. Ma come? Sai il greco, la filosofia, la matematica e ballare che è la cosa più importante, no? No. Sei tanto intelligente che sembri scemo. Certo che tu sei famosa per le idee. Vai a fare le feste proprio quando c'è Roma-Lazio. Beh, ora verranno. Che fai? Prendo appunti. Il quarto capitolo del mio libro parla di una festa. E me la chiami festa, questa? Ma questo è un mortorio. Dai, cambia canzone. Ma che hai? Che ti ha preso? Lo scrivi? Ma tu ci pensi? Sabato è finito tutto. Come è finito? Incomincia tutto. Ti sposi, no? Non capisci. È la fine. Niente più amicizie, né ricevimenti. Rimpiango perfino i giorni della scuola. Ma dai, pensa che bello. Il viaggio di nozze, la Spagna, i toeri. Sì, ma mica da sola. Con uno che in fondo chi è? Un estraneo. E se poi ad un certo momento mi accorgo di non amarlo più? Senti, perché non vieni anche tu? Cosa? In viaggio di nozze? Sì, sì, certo, mi farei compagnia. Ma dai, è meglio che bevi meno, va. Ma che rigore non c'era? Ma ah, ci sono rigore. Le pizzette. Oh. Oh. Ma guarda che roba, che razza di maleducati. Ma non vedi chi c'è, Morabito? Ah, ma che t'ha non barza mai? Perché?
Morti di fame. Amarini, che alludi? Stupido. E quando segna Roma? Per forza, a Francesconi gli passano mai il pallone. Ah, no, c'è rimasto un po' di cinzano. No, se vuoi c'è rimasto un po' d'aranciata. Oh. Oh, ma lasciate qualche pizzico. Prendi, prendi. E che prendi? Sono quasi finito. Buono che... Ma guarda che Pudicini poteva pure pararlo per rigore. Ma come andrà che lo parava? Il fatto è che loro c'hanno troppi soldi e troppe donne che gli frega del pallone. Ma insomma, siete proprio dei trogloditi. Ma noi che siamo, Mondezza? Arrivate qui alle 7, vi buttate sul rinfresco e vi mettete a parlare della partita, caffoni. Allora sono le 7. Dai, dai, accendi, c'è mille aiuto, mi spiego, dai, dai. Io signora Contessa, permette? Non te levi? Su, fammi oh, cosa. Uffa, che caffoni! Seduti, eh? Che no, guarda, che schiaccio! Guarda, hai visto? Mannaggia! Adesso basta! Se volete vedere la TV, ve ne andate al bar, giusto? Certo che è giusto! Andatevene dal vostro Fifi! E noi ce ne andiamo al bar, eh? Giusto. Capito? Ah, e mi porto via pure la mummia! Ciao, oh, Contessa! Caffoni maleducati! Capitolo quarto. Il sontuoso rinfresco troneggiava nell'immenso salone. Puntuali come sempre, arrivarono gli uomini. Bellissimi, eleganti. Le luci si spensero e l'orgia si scatenò in tutta la sua violenza. Io, toccata da mille mani avide, caddi distesa sul tappeto. Una voce mi sussurrava all'orecchio. Francesca, ti desidero tremendamente. Francesca. Francesca? Sì, mamma. Francesca, basta studiare. Sì, mamma. Ma che disordine. Vieni a dormire, su, che è tardi. Signorina, ho finito. Bravo, vai pure. Grazie. Tra 10 minuti si consegna. No, no, no. Niente vocabolario, sarebbe troppo facile. Dovete già essere tanto padroni della lingua latina da tradurre senza vocabolario. Mi senti? Protegene viveva a Rodi. Apelle, avendo navigato Filli, desideroso di conoscere la sua opera, si diresse alla bottega del maestro. Ammazza, che dritti questo. Protegenes Rodi vivebat, quo eum apelles ad navigasset avidus cognoscendi. Opera eius officium magistri petit. Hai scritto? Un momento.
fa la Iena Ridens? Passeggia nervosamente su e giù per la gabbia. La Iena Ridens sospende Adami per 3 giorni. Passo e chiudo. Ancora di quei croccanti, sono deliziosi. A me quel pover'uomo del commissario mi fa quasi pena, se vuoi saperlo. E a me no. Gli faremo uno di quegli scherzi che ricorderà per tutta la vita. L'importante è riuscire a sapere dove abita. Ha detto Tuzzi che avrebbe telefonato lui. Ah sì? Figurati, quello come pedinatore è proprio eccezionale, le tue solite idee. Sono io. Hai saputo dove abita? Bravo! Scrivi. Sì, dimmi. Come? Via San Vitale 10. Cretino! Ma quella è la questura centrale! Deficiente! Mario, per favore, fammi delle domande. In che anno avvenne il Trattato di Vienna? No, le date non me le domandare. Per me sono tutte uguali. Non ti preoccupare, basta dire una data con convinzione e sembra chissà che cosa è successo. 4 agosto 1640. Inizio della guerra di Spagna. Beh. Suona bene, eh? E invece non è vero. 23 aprile 1820. Trattato di Aquisgrana. Ah, funziona con tutto. Sergio. 7 gennaio 1732. All'alba livida del 7 gennaio del 1732, mentre la nebbia empiva la vallata, il duca di Wellington saliva il patibolo. Sembra vero, no? Sì, domani mi sa che prenderemo una di quelle fregature con l'interrogazione di fine trimestre. E noi non ci andiamo. Ma come? Non andiamo a scuola? Però mi scatta un altro anno. E che ti importa? Ma sì, hai ragione, che non ci pensiamo più. Domani non fai vita, dai, che ci vediamo, ma facci. Domani andiamo a mare. Andiamo al mare. Ma guarda un po' come sta fragica tutto. Ma tu ci credi alla giustizia divina? Beh, le prove ci sono. Certo che noi una volta che cerchiamo un divertimento, guarda un po' qua, sta per il giù il diluvio. Fa pure freddo, porca miseria. Au, sentite un po', che ne dite d'andare al museo etrusco? Laggiù c'è una straniera. È una stranger di russo. È subacquea. Eppure è bellissima. Senti, io vado. No, vado. A Reggio Umbrello, facciamo la curva. 1, 2, 3, 5. E 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No, 9, tocca a me, basta, tocca a me. E poi l'ombrello è pure mio, basta. Ma quella è la cosa, no. Senti, io vado. Ma guarda, no. Ma oh, ad ringrazia Dio che quella non si chiama Maria, oddio l'acqua. Ciao, pupa. Do you speak English? Deutsch? Francais? Io Dino. Io Uma. Piacere, io... Dunque, io Roma. Roma, qui. Tu Uma? Uma Oslo. Ah, Oslo. Norvegese. Tu loqueris latinum. Ecco loquor. L'ha agganciata, è un falco. Ego atque tu deambulare, eh? Deambulamus. Mm.
Papale dice che il latino non serve nella vita, eh? Proprio vero, e tu non studiare, sa? Adami, butta un po' un occhio qui, guarda un po' chi ci abita. Professore Luigi Maria Casabianca. Ragazzi, ma qui c'abbia il professor Casabianca, il Corvaggio. Sì, il Corvaggio. Andiamo a fargli una visita. Ha ragione, andiamo, andiamo. Sì, sa che guaio. Tanto quello sta per morire. Già, ma se poi non muore il Corvaccio torna a scuola e di chi si ricorda? Di chi gli ha fatto visita, no? Se hai un 5, zac, arrotonda. Andiamo su. Ma io c'ho due in matematica. La voglia arrotonda. Ehi ragazzi, aspettatemi che vengo pure io. Professore? Ci sono visite. Visite? Fai entrare, fai entrare. Oh, Taddei. Buongiorno. Adami. Buongiorno. Nelli. Maldoni. No, è Maldini, professore. Ah, sì. Bravi, bravi. Preparagli qualcosa di caldo. Una cioccolata. No, no, non si preoccupi, abbiamo preso proprio adesso. Sì, grazie. No, non si disturbi. Bravi, bravi. Com'è che non siete a scuola? Beh, non ci siamo andati per venire a trovare lei, professore. Sì. Ah, mi fa piacere. Mi fa piacere. Viene tanta gente a trovarmi, ma voi siete i più graditi, proprio graditi. Ma professore, ma chi viene a trovarvi? Tra tutti i vostri colleghi ne fosse venuto uno a trovarvi. Che razza di gente! Come ti permetti? Su, adesso, vai di là, vai di là. Su. Che gentaglia. È ignorante, non capisce niente. Qui c'è un tarlo. Allora, che mi dite? Che mi dite? Bella giornata, professore. Sì, sì. Mi dice, ma... A proposito, ora ve ne racconto una proprio carina. Un professore sta tracciando un rombo alla lavagna. La porta si apre, entra un vigile e dice: lei è in contravvenzione per rumori molesti. Lei ha fatto un rombo. Un rombo. Un rombo molesto. Carino. Oh, eccomi qua. Adesso mi faccio una bella cantata, va? Tacci tua! Quindi, Dixie? Nil, solo un dei parenti, busto dello Quebat. Parlava dei parenti, i tuoi! Un whisky doppio. Prima mattina un whisky doppio? Beh, dammi un cinzanino, va. Oggi a scuola Nisba? Ma sta tutto là, mi hanno cacciato, giustificazione fatta, guarda un po'. Beh, certo che la D è tremolante, eh. E poi lo svolazzo non è spontaneo. Oh, ma ti rendi conto che il lunedì dovesse accompagnato da mio padre? E che sarà mai? Eh sì, perché tu non conosci mio padre. Mia madre, buon'anima, con tanti uomini che ci sono, proprio un militare, un duro dove andare a sposare. Mannaggia, che pagherete uscire da sta situazione. Mm.
Una 10.000, va bene? Ma dico, ma frega un po' dei soldi. Ah, perché tu ci avresti un'idea? Colonnello Adami, presente. Ma dai, non dire tuo zio, tu magari te la cavi, ti danno la semi infermità mentale, ma io che faccio? Oh, oh, e allora? 3 anni di teatro juvenile non sono servito a niente. Forte temperamento drammatico, primo amoroso, antagonista, caratterista. Ecco, io paro, io fingo, io stocco! Che frana! Ma guarda! Ma no, è così! Ma te lo dico io, tu, attento che vengo, dati da fare, dati da fare. Qua ci mettiamo su, io tiro, qua. Ma com'è? Casca tutto? Allora. Non ci siamo, non ci siamo affatto. Ma come siamo ancora a questo punto dopo 4 mesi? Attenzione, Strippoli, qui vi tagliamo i viveri. Mo senti bene, i viveri ce li avete già tagliati da un bel pezzo. Ci date appena 4.000 lire la settimana e dobbiamo mangiare io, il mio signor assistente, e fare anche la barca? E mi sa tanto, ci bevete pure. I patti sono patti, caro mio. Ma che patti e patti? Prima siete partiti coi re, poi ci volevate le vele, poi niente più vele, ci volevate il signor motore. Da una barchetta sta diventando un motoscafo. Voi dico, ma qui in cantiere, nel bacino, noi abbiamo una Leonardo da Vinci, altro che tagliare i viveri. Ma che dice? Dico che qui ci dovete dare una cifra. Una cifra? Eh sì, altrimenti voi alle Isole Eolie ci andate a nuoto. E sac, sac, sac. E che cifra? Avanti, spara. E dunque, vediamo un poco. C'è la cassa mutua, poi c'è l'ina casa, 200.000 lire, là. 30.000? Sì, 30.000. Ma voi dico, ma me li date subito, subito. D'accordo, te li portiamo là. Ciao. Allora, facciamo una cosa, passi tu. Che c'è? Dico senza cambiare. Mi raccomando, non ci fare una zattera. Io dico, ma queste 30.000, chi ce le dà? E che ne so io, però intanto abbiamo risparmiato 170.000 lire, no? Pure questo è vero, però. Certo che è vero. Capitolo quinto. Mi trovo in un'altra dannata festa. E stiamo sfrenando nella danza tutti i nostri istinti repressi. Siamo tutti tesi, eccitati. Specialmente un colto giovane uomo di nome Morabito, forse un cocainomane. You don't believe my dear.
la matta di Steffi. Siccome ce l'ha morte col commissario, telefonato fingendo di essere l'inquilino del piano di sotto. Si è messa a gridare che sembrava un'aquila. Guarda, così. Otto, sono l'inquilino del piano di sotto. Questi ragazzi fanno un mercato insopportabile. Intervenga lei. Hai capito? Ah sì? Allora se così non me ne vado più. Mentre tu Marini, vuoi ballare con me? Qui, no, grazie. Sarai stanca anche tu, immagino. Passo anch'io. Ma guarda cosa sono qui vicino. Me ne dai una? Ma non so ridere di te. Io che so come. Oh, ma che fai? Scusa tanto, che c'ho la barba lunga. Perché questa specie di peluzza me la chiami barba? Amore, mo mai stancato, Scusa, Sergio al telefono. Una donna. Ma chi è? Ma chi vuoi che sia? Naturalmente Maria. Pronto? È pronto, parla più forte che non si capisce niente. Sergio, è successo il patatrac. Che patatrac? Aspetta, un bambino. Ma chi sei? Come chi sono? Sono Maria, vieni subito. Maria? Ma quale Maria? Hai capito, sono diventato padre. Ma la madre chi sarà? Ma chi era? Cattive notizie, dramma. No, pare che sono diventato padre, però non so chi è la madre. Interessante, lo metterò nel mio libro. Ha fatta tu passi, va. Di lei. E poi. Sto deficiente? Sono stato io. Sono il commissario di zona. Chi è il padrone di casa? Buonasera, commissario. La padrona di casa sono io. Buonasera. Ho ricevuto una telefonata di protesta dai suoi coinquilini. Protestano per il troppo chiasso. E infatti è tardi, ora da andare a letto, ragazzi. Forza. Su, a casa, ragazzi, che tardi. Forza. No, no, a un casa. Momento, su. Fermi. Complimenti, commissario. Proprio ben trovata. Che cosa? La scusa, no? Ma che scusa? Non capisco. Senta, commissario, viviamo in una zona completamente isolata. Gli unici coinquilini che abbiamo sono i marchesi Marcocci. Beh? Ma sono fuori di Roma, quindi. Ma cosa c'entra? E poi lo so perché ha inventato tutto questo. Sentiamo, perché? Per rivedere me. Brava, brava. Ha proprio indovinato. Non sembra, ma lei è una ragazza molto intelligente. Potrei rimanere. Se non si annoia. Ma non lo so. Ok, Rudy, si ferma. Maestra? Sì? Metti un disco. Sì, subito. No, grazie, no. Ma non vedi un pezzo antiquariato? Per usarle una cortesia le faccio mettere un bel valzerino. Molto gentile, ma non posso ballare perché sono ancora in servizio. Sì, sì, tutte scuse. Anzi no, guarda, guarda. Da 2 minuti è scaduto il mio turno. Posso anche ballare. Scusi.
Capire, il biliardo. T'ha bruciato, eh? Brigadiere, che c'è oggi a mensa? Patate in bianco. Aiutate la barca! Avanti, ragazzi, metti qualcosa anche tu. Aiutate la barca! Su, non essere avaro, avanti. Grazie. Ragazzi, la barca è in costruzione. Bravissimo, ha ballato proprio bene. Commissario, lei non vuole aiutare la barca? Che barca? Eh beh, è una storia lunga e pietosa. Se vuole, gliela racconto. No, lascia perdere, lascia perdere. Tieni. Beh... Non basta. Ecco. Per altre 2000 lire le diamo il distintivo e in più diventa socio onorario. Ma davvero? Ecco. Grazie, commissario. Ma che... Ragazzi, la barca è in costruzione. Permetti? Uffa. Vedo che si è tagliato i baffi. Sto meglio così, no? Sì, meglio. Però questo doppio petto scuro, non so, forse... Perché? Non va? Lei dovrebbe vestire di chiaro, secondo me. La ringiovanirebbe un po', non le pare? E va bene, mi farò un abito grigio. Sì, glielo provo. E basta per la miseria! Accidenti a voi! Ma che voi sta per fare? Io sto dal piano di sotto! E ritornaci! E chi se ne frega? Un momento, scusate, ma i marchesi Marcocci non sono partiti? Eh sì, sono partiti! E io sono la serva! Che le serve non devono dormire? Io lavoro tutto il giorno, sai? E chiamo la polizia! Che c'è da ridere, eh? E non fate gli spiritosi! Adesso chiamo il commissario! Venga, commissario. Andiamo fuori. Grazie ancora, commissario. 4000 lire t'ho data, sono socio, ricordati. Si è preso 4000 lire. Sono proprio contenta che sia venuto qui. È di sua iniziativa. E io sono contento che lei mi abbia invitato. Lo sa che in fin dei conti lei non è affatto uno stupido e nemmeno antipatico. Grazie. Me lo dà un bacio? Ah, sì? Mm-hmm. Ah, ecco, è già perché a lei basta che un uomo non le sia antipatico per poterlo baciare. Allora è proprio vero quello che dicono di voi ragazzi moderni? Dai. Guarda, ragazzina, che può essere pericoloso. Se un uomo come me bacia una ragazza della tua età, può anche innamorarsi, lo sai? Ah, sì? E perché? Le dispiacerebbe innamorarsi di me? Lasciamo perdere, va? E allora avanti, provi. A parte l'età, poi guarda, a me le ragazze del tuo genere non interessano. Per voi tutto è facile. Siete figlie di papà e credete di ottenere tutto soltanto con il denaro, vero? Posso confidarle un segreto? È tutta apparenza. È fallito, è rimasto senza una lira. Non è meraviglioso? Bravissima, le condizioni sono state rispettate. Lo hai baciato come hai promesso. Hai vinto. Posso offrire? Bene, mi sono molto divertito, ragazzi. Grazie a tutti. È tardi, devo proprio andare adesso. Brava, complimenti. È carino, no? Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ragazzi. Voi credete, ragazzi miei, poiché siete giovani e avete tanto della vita dinanzi, di potervi comportare con leggerezza, ignorando le più elementari leggi morali. Ma c'è qualcuno al di sopra dei vostri genitori e delle istituzioni che vede tutto e giudica ogni vostra azione. Avanti. Permette, professore. Prego. Dammi in segreteria. C'è suo padre. Ma io ho lezione di religione. Vai, vai pure. Mi benedica, padre. Come? No, niente.
Ma se sembra facile vivere così... Professoressa Soriani, molto lieto di conoscerla. Per me te? Colonnello Camillo Adami, quarto cavalleggeri. E allora, che ha combinato questo ronzino di mio figlio? Mi scusi, ma io non l'ho già visto a lei? Ma, possibilissimo. Beh, ci saremmo visti al bar. Al bar? Al bar del concorso ippico. Pioveva, si ricorda? Era a Piazza di Siena. Due percorsi netti. Ho dato le mele a quei ninzeo. Parlano, invece no, sono... non sono mai stata al concorso ippico. Male. Il prossimo anno la inviterò personalmente. Anche lei, ma sì. Ho un visino che non mi è nuovo. Papà, che dici? Zitto tu, ciola! Ah, bene, ora mi ricordo. Russia 42. Poi gelato. Cavalli che cadevano come mosche. E il mio compagno di tenda, maggiore Cimino, aveva la fotografia di sua sorella. Grandi occhi spaziosi, sognanti. Ne eravamo tutti innamorati. Lei mi ricorda quella ragazza. Mi dica, non era per caso sorella del maggiore Cimino? Io sono Soriani. Beh, appunto, Soriani, Soriani al Cimino. È sua questa firma? No. Sul mio onore di militare le posso assicurare che io non ho mai fatto questa firma. Ma papà, che dici? Zitto tu, falsario! Recluta! Scommetto che va anche male il latino. Ecco. Già. Ti faccio vedere io, ciula! Amaro! Queste cose forse sarebbe meglio le facessi a casa, colonnello. Ha ragione, ma sa, sono un uomo rude e con questo qui mi scappa la pazienza. Sa, il mio carattere, abituato in caserma con i soldati, purtroppo non ho mica una donna vicino io che mi insegni la pazienza. Prego, s'accomodi. Professoressa Soriani, lei è sposata? No. Nemmeno io. Come nemmeno lei? Già, no, è come se non fossi sposato perché sono vedovo. La povera mamma che ci guarda lassù in cielo. Papà, posso andare? Vai, figliolo, vai. Grazie. Quel ragazzo ha una testa di ferro, come suo padre, dura, ma ha del sentimento. Quando ricorda la mamma, si sente... Mi dispiace, colonnello, io non volevo. No, cosa c'entra lei, gentile signorina? Laura se n'è andata così, come un angelo. Una settimana dopo il matrimonio. Come una settimana? Già, lei dice per il bambino, vero? Beh, sa, noi militari siamo irruenti, passionari. Avevamo fatto una sciocchezza prima. Morta di parto. Ma perché l'annoio con questi discorsi? Lei non mi annoia affatto. Professoressa Soriani, posso sperare di rivederla qualche altra volta? Ma io veramente non vedo perché. Anche per parlare di quel cretino di mio figlio. Qualsiasi occasione è buona. Io devo andare a una lezione. Anch'io c'ho il bar. Il bar? Sì, il bar. Brindisi al circolo ufficiale. Devo andare ora. Arrivederla, bella signorina. Posso telefonarle qualche volta? Non dubiti, le telefonerò io. Ma mica male la tardona. Quasi, io mi butto. Saranno 5, 6. Saranno 5 o 6 gradi al massimo, no?
Oslo, sex gradi, estate. Ah. Tu freddo? Io? No, X. E poi qua, vino, Uma, soli. Bella. Brava, parli bene. No, no, bene. Sì, ogni giorno meglio. Voi nordici siete portati per le lingue. Ma io ora studio. Cappello, ah, orecchio, collo, seno, faccia. Senti, perché non siamo andati da te a casa tua? Non posso. Sto con papi e mammi. Va bene, ma hanno la mentalità larga, no? Sono nordici. No, mio papi sud. Ma come, è siciliano? No, Oslo è di sud in Norvegia. Uma, io ti voglio veramente bene. Mi sono preso una cotta. Capisci tu? Cotta, amore. Tu non ci crederai mai, mai, sapessi cosa sei per me e quanto tu mi dai di te, ormai lo capirai, io ti amo. Sai, ho chiesto il passaporto. Quando tu vai via, Dino viene con te. Uma e Dino, insieme, Oslo. Mare, mare. Ma Uma, un ma bagno. Mare? Dino, non Uma, capisce. Bagno. Senti, Uma. Tu paura di raffreddore? Perché io sarei uno che prende il raffreddore. Dai, su, corri! Dai. Te lo prendi un brodino caldo? No, non voglio niente, mamma. L'organismo si difende da solo. Con il sonno. Ciao. Gliel'hai detto? No. Ma glielo dovevi dire. Ma come potevo? In quelle condizioni. Ma che condizioni? Una bronchitella, andiamo. E poi ci ho ripensato. Forse noi non abbiamo il diritto di intervenire. Ma come? Quello sarà un mese che a casa non ci sta mai. Gli parli? E non ti risponde. E poi si fa pure il passaporto. E non abbiamo il diritto di intervenire. Ma si può sapere quali diritti abbiamo allora noi? Solo di vestirli e pagargli le tasse scolastiche? Abbiamo sempre detto di essere dei genitori moderni. Moderni sì, ma cretini no. Alberto, non fare così. Piuttosto, perché una volta non lo segui? Per vedere dove va, chi frequenta. E indaga, no? E che, sono diventato il commissario Maigret. Accidenti, Tacito, e chi sei? Un mago? È partita la consumazione, vai, caro. Che prendi? Cappuccio e brioche. Cappuccio e brioche. Ok. Vai. Tre brioche e tre cappucci, zuccherifici a parte, di corsa, per favore! Porca miseria, ma ha svagato. Ma chi? E c'è Carocci, il professore. Carocci? Sì, stava qui a parte. Pirani! Oh, professore, come sta? Cosa fa lei qui? Ma un momento fa non parlavi normale tu. Eh? Ah, sì, mi succede alle volte. Sto facendo una cura, ora sto migliorando. Una cura? Ah, dimmi. Sì, un metodo tedesco. Inalazioni, zolfo canforato. Ma che stai a dire? Lei, professore, un po' di zolfo prima dei pasti. Sì, come aperitivo. Sì, voglio provare anche il pallino. State facendo una partitina? Sì, un'americana. Facevamo una partita. Deplora? No, non deploro. Anzi, mi interessa moltissimo. E come si fa a vincere? Ecco, bisogna mandare più palle possibili in buca. Ah, molto interessante. Famo un colpo secco? Sì, professore. Non si prende. Prendo una stecca. In fondo si una può stecca. Sempre provare. Ecco, sì, vale sempre la pena di tentare. Questo è un 94esimo del mio stipendio. Va bene. Come vede,
è tutta questione di seni e coseni. Se alfa è complementare di beta, basandoti sull'attrito normale, calcolando la velocità, sottraendo la forza d'urto, tenendo conto dell'inclinazione della stecca e un leggero scarto per l'attrito del panno... Porco! Che botta! Porca miseria! Ho vinto? È stato molto piacevole. Ci credo. Dunque, caro Perani, come mi stava spiegando prima, le diceva zolfo canforato prima dei pasti. Prima dei pasti, sì. Ti proverò. Ti provi. Boh. Hai capito questo? Ma si può sapere che fa Sergio? Sono 3 giorni che provo a telefonargli. Mio fratello non vuole vedere nessuno. Si è chiuso in camera, non parla, non vede nemmeno Carosello. Mi pare un matto, mi pare. Maldini? Oh, sono io. Tuzzi. Entra. Allora, caro papà Novello, questa Maria l'hai trovata? No, niente, niente. E che vuoi fare? La vuoi sposare? Magari, ma non esiste. Quanto sono disgraziato, vorrei morire. Beh, basta decidersi. Apri la finestra, un saltino. Sono 6 piani, nemmeno te ne accorgi. Dicono che si perda conoscenza prima. Ma sei matto? Io soffro dei vertigini. I barbiturici. Se vuoi te li procuro io, sono un amico, no? No, i barbiturici mi fanno male. Ma no, cadi in un sonno profondo e non ti svegli più, è sicuro. Dici? Ma forse faranno male allo stomaco. Io soffro di stomaco. Allora il gas. Il gas? Ti attacchi al cannello, è come fumare una sigaretta. Un paio di boccate e tac, stecchito. No, capirai, se mi suicido vado all'inferno. E un tipo come te crede a queste cose? E come no? E poi se è vero, becco una bella fregatura. No, capirai, e poi quel povero ragazzino rimane pure orfano di padre. Allora non hai trovato tuo figlio e non ti vuoi suicidare? Ti trovi proprio in un bel patatrac con la tua Maria. La tua Maria, il patatrac! Ma allora eri tu al telefono? Era tutto uno scherzo? Eh sì, uno scherzetto. Oh, che peso che mi ha levato. Adesso capisco. Hai cambiato voce, Nini? Bravo. Vieni Tuzzi, vieni. Bravo che sei, eh? Yeah. Aio! Ah, disgraziato, ma sto scherzi da farsi. Mo' te ne do un altro. Ma che sei matto? Aspetta, ma sai che ti dico? In fondo ti ringrazio. Adesso basta con tutte queste Marie. Quella che c'ho è bella e c'ha pure il grano. E col Fiat 1006, salvar con un altro. Sarà il cugino. E sai che ti dico ancora? Ecco il tacchino. Tieni. Da oggi in poi per me ci sarà solo una Maria. Lei. Hai detto che sta al bar, vero? Sì, al bar di Fifi. Adesso la vado a trovare. Vai. Ciao Maria, ciao. Passavo di qua, allora t'ho visto e... Ti presento un mio amico. Piacere, Sergio. No, veramente Sergio l'ho detto io. Pure io. Allora? Signorina Maria, c'è Sergio al telefono. Sergio? E Sergio? Che vuoi fare? È per un sistema di sicurezza. Hai capito? Non puoi avere idea che subito te la fregano. Steffi! Che c'è? Guarda, mi ha scritto l'editore. Oh, bene, che dice? E che ne so, non ho avuto il coraggio di aprirla, una FIFA. Leggimela, certamente. Sono curiosa anch'io. Chissà che dice. Allora, vediamo un po'. Ah, gentile signorina, ho letto con attenzione il manoscritto che lei ci ha cortesemente inviato. Purtroppo, e per la forma e per il contenuto altamente immorale, sono costretto a rifiutarne la pubblicazione. No. Ah, un po' scritto. Come editore io sono costretto a doverle rifiutare il suo lavoro, però come uomo avrei tanto piacere di conoscerla personalmente. La invito pertanto nella mia villa a Gardone Riviera per sabato prossimo a trascorrere un piacevolissimo weekend. È un porco, tutti gli uomini sono porci, farabutti e senza cuore. Già, perché noi donne, te le raccomando le donne. Questa mattina si mangia la caciotta. Quale caciotta? Quella che c'è in testa la iena. Dove è andata? All'istituto di bruttezza.
Boh, sarà innamorata. Allora anche le iene amano. Quanto è carino quel cappellino. L'avrà comprata a Porta Portese. Mi sembra uno dei personaggi di Walt Disney. Sì, sembra Clarabella. Seduti, Mari, seduti. Oggi niente interrogazioni. Ripasseremo insieme le preposizioni condizionali. Esse sono dette più precisamente suppositive e sono introdotte dalla congiunzione sì, e cioè ove, qualora, o dalle negazioni si non, nisi o ni. Ragazzi, fate bene attenzione perché è molto importante. Il periodo che risulta dalla proposizione detta protasi e dalla sua sovraordinata detta apodosi si chiama periodo ipotetico. Vi faccio un esempio. Se i miei alunni fossero tutti bravi, noi professori saremmo molto soddisfatti. Allora, se i miei alunni fossero tutti bravi, è la protasi. Noi professori saremmo molto soddisfatti, invece la podasi. È chiaro, ragazzi? State molto attenti, seguitemi bene, perché la cosa è molto importante. Esiste uno schema semplicissimo, come per le altre frasi. Che c'è, De Paoli? Professoressa Soriani, non mi sento bene, posso uscire? Ma naturale, va. Dunque, il tempo rimane uguale sia in italiano che in latino, a meno che non si tratti di un più che perfetto di un verbo con il participio futuro attivo. Pronto? Sono la signorina Stefania De Paoli. Per cortesia, mi passa il commissario, molte grazie. Io dovevo parlare, non resistevo più. Ti prego, scusami per l'altra sera, ho fatto una cosa ignobile. No, non dirmi niente. Lo so, era uno scherzo di cattivo gusto. Lo so che ti sei arrabbiato. Giusto, però quello che ti dicevo era vero. Mi sei simpatico, mi sei molto simpatico, anzi sì, ti voglio bene. È la prima volta che mi succede sul serio. Non dirmi nulla, tu ormai sei vecchio. Cioè sei, scusa se te lo dico, ma sei più vecchio di me. Ne avrai avute di donne. Naturalmente non te ne fai nulla di una ragazzina pariolina come me. Però io ti voglio bene, lo so. Dai, rispondimi. Non fare l'offeso ora. Dimmi qualcosa. Dai, su, ti prego. Signorina, ma che ce devo dire io? Ma lei chi è? Ha appondato scale a Rosario. Come si permette? Cosa sta dicendo? Come si permette lei di ascoltare le mie telefonate? E lei non mi fa parlare di stare zitto, mi dici? Ora basta così. Mi faccia parlare subito con il commissario, per favore. Il dottore mi disse che per lei non c'è. Arrivederla. Dov'è Piero? È di là che studia. Spero, prometto e giuro, vogliono l'infinito futuro. Diguntum erum che c'è come fuisse. Bene, bene, bravo. Siamo sotto esami, papà. Vado avanti a caffè. Bravo, figliuolo. Argomenti interessanti, Sì, certo. Lasciami vedere. Tiri. C'è una donna al telefono che ti vuole. A lui? Ah, siamo già alle donne. A me? Ma no, a te. A me? Ed è anche sfacciata, ha detto, c'è Millino. Millino a me? Io mi chiamo Camillo, da quando sono nato. Dice di essere la sua professoressa di latino e greco. Madonna mia, sorvinato. Questo è quel disgraziato di lì che vuole la morte mia. Tu che mi hai sempre protetto, fammi uscire da questa situazione. Mi faccio prete, frate, monaca. Monaca no, ma che sta di... Oddio, eccolo. Mascalzone, me ne hai fatta un'altra, mascalzone. No, ma questa è l'ultima che mi fai. Te lo giuro, parola di colonnello. Papà, io ce l'ho adesso. Io ti distruggo. Tu me prendi sempre. Vieni qui, ti faccio ripetere altri tiri. Ma devi sgobbare, papà, come ho fatto io. Così. Tutta la vita tu me prendi sempre, vieni qui. Papà. Oddio. Fermati, fermati, è un ordine. Ma come fai? Attenzione prego, l'Alitalia annuncia la partenza del volo numero 332 per Parigi. Uscita numero 4. Scusi, dov'è il bar? Piano di sopra, grazie. All'Italia a Napoli.
Ci sediamo? Sì. Pan America, passo. Sai, mi sono deciso. Vengo con te. Dino e Uma insieme. Ho il passaporto. No, non è possibile. Tu qui a Roma. No. Sì, devi stare a Roma. Io non posso restare. Ma Pater and Mater? No, non lo sanno. E poi non capirebbero. No, Dino, non voglio. Poi così non è bello. Troppo dolore per noi, capisci? Dino, studiare. Uma partire, sì? Estate. Io ti aspetto. Io e te. Oslo. Estate. Capisci? Sì, ed estate fa caldo, Oslo. Oh no, fresco, 6 gradi sopra zero. Quest'estate, io e te. Attenzione, prego. Ultima chiamata al volo Alitalia numero 236. Ora è tempo. Per Parigi, devo andare via. Uscita numero 5. Sai, tu non ci crederai mai. Sapessi cosa sei per me e quanto tu mi dai di te, ormai lo capirai, io ti amo. Sai, non te l'ho detto mai, ma guarda gli occhi tuoi nei miei. Qualcosa troverai se vuoi, e allora lo saprai, io ti amo. Tu lo sai, anche se vuoi, non potrei lasciarti mai. È un amore, quello più grande che c'è, tanto più forte di me. Papà, che fai qui? Sono venuto a salutare un amico che partiva. E tu? Anch'io, un amico. È partito. Ah, sì? Sei con la macchina? Certo. Allora accompagnami. Dai, che devo studiare, se no faccio tardi. Sai, mi è venuta un'idea. Questo mio amico che partiva mi ha parlato molto bene della Norvegia. Senti, Dino, se tu sei promosso, quest'estate io e mamma facciamo un piccolo sacrificio e vogliamo mandarti ad Oslo. Pensa a quello che mi ha detto, che quando qui è Ferragosto e si muore di caldo, beh, laggiù ci sono 6 gradi sopra zero. Ma insomma, fino a mettere l'acqua dentro la macchina, su! La barca è pronta al varo! Ciao! Ciao, Peran. Ciao. Sai, pare che alle Eolie ci sia un campo di nudisti. Sai che bel divertimento! Questa occasione per ribadire ancora una volta il nostro senso di gratitudine per le maestranze che ci sono state vicine nella nostra opera nautica. E grazie a tutti voi, cari amici e soci. Ho finito. Fermi tutti, arriva la polizia. Commissario, che facciamo? Senti, ti devo parlare di un sottomarino che ci hanno commissionato. Tripoli! Perché? Allora, ragazzi, che si fa? No, dico, questa inaugurazione della barca, la facciamo? Come che ne sapevo? Sono socio anch'io, pagato, sai, vero? Dov'è? Ti ho dato 4.000 lire a te, vero? Bravo, commissario, bravo. Tanto hai fatto che ti sei intrufolato fra noi giovani. Come intrufolato? Io sono... Sei un tesoro, lo sai che ti voglio bene. Ragazzi! No, non da
Andiamo a battezzare la barca. Andiamo, andiamo. Andiamo a battezzare la barca. La chiamiamo Maria? Ah no, basta, ma che scherzi, eh? Allora ragazzi, rompo la bottiglia, ma dai, eh? Rompi la bottiglia, dai, dai. Ma guardami, ma chi l'ha invitato di te questi? No, no. Ma allora chi so, chi con? Ma dove va? Io non li conosco. Ma io li porterei sulla barca, guarda perché no? Buongiorno. Buongiorno. Signor, ma quale buongiorno? Questa sa dove va? Ma come? Ma guarda, io ma che non conosco questo. No, no, guardi che c'è un errore, cioè lei ha sbagliato. Ma dove va questa? Ma dove va? 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 Il nonnetto ci ha fregato. Ma no, che serenità bruciata. Ma guarda, sì. Ma non potete fare niente, che negati. L'ultimo che arriva al faro paga l'aperitivo, via! Quando ci sei te, quando ci sei te, dicono che mai uno come me potrà darti quello che vuoi. Uno come me, uno come me. Quando ci sei te.